Cambio istituzionale alle Barbados, da monarchia a repubblica. La regina Elisabetta cede, per così dire, lo scettro alla neopresidente Sandra Mason. Elisabetta Novel. La corona britannica perde un'altra delle sue gemme. Dalla mezzanotte ora locale, la regina Elisabetta non è più il capo di Stato di Barbados. L'isola caraibica diventa repubblica parlamentare sotto la guida di un'altra donna, l'ex governatrice Sandra Mason, che ha prestato giuramento come presidente davanti al principe Carlo, accolto con onore e salutato dalle salve di cannone. La bandiera della più giovane repubblica del mondo sventola ora sul torrione simbolo dell'ex colonia britannica. Occupata nel 1627, divenne preziosa per le piantagioni di zucchero, ma anche centro di smistamento degli schiavi per i successivi due secoli. La terribile atrocità della schiavitù, ha riconosciuto il principe Carlo, macchia per sempre la nostra storia. Nel giorno dell'indipendenza, ottenuta nel 66, la pop star Rihanna è stata proclamata eroe nazionale. La regina ha mandato i suoi saluti, consapevole di uno sgretolamento che segnerà il futuro del Regno Unito. Barbados resta nel Commonwealth, ma conta già sul sostegno degli investitori asiatici, che puntano sul controllo dei commerci legati a zucchero e turismo. Per la settima volta Lionel Messi